Ti lamenti nel sonno. Odio i brutti sogni. Sì, anch'io. Sai, non sono mai stata così vicina all'esterno. Intendo, guarda com'è buio. Là fuori non può essere peggio. Non credi? Che diavolo vogliono da te le luci? Ehi, scusate, ci ho messo tanto. Fuori è pieno di soldati. Come sta Marlene? Se la caverà. Ho visto la roba là fuori, è tanta. Siete sicuri? Sì. Andiamo. Non è strano che ci usino per il loro contrabbando. Marlene voleva farlo da sola. Non eravamo la loro prima scelta, e nemmeno la seconda. Ha perso molti uomini, non aveva scelta. Già, spero ci sia qualcuno vivo per pagarci. Salve a tutti ragazzi, siamo con un altro capitolo di The Last of Us Remastered, o The Last of Us come vogliamo. Alla fine Remastered è più o meno una cosa in più, per dire. Però la torcia, sapete cosa mi ha fatto ricordare? Uncharted 4. Ad Uncharted 4 hanno messo sempre queste torce qui, però la particolarità del capitolo 4 di Uncharted è che praticamente se tu puntavi la torcia, se tu punti la torcia contro un compagno, tipo, che ne so, Samuel, oppure Salivan, quello chi è che è, insomma, un compagno di Nathan Drake, quelli facevano tipo così, cioè nel senso, facevano capire che gli dava fastidio la luce. Una mappa dei percorsi delle pattuglie nella zona. Visto? Ho trovato anche le mappe. Cioè, trovo le mappe. Ok, andiamo. Sali e vedi se il campo è libero. Io spengo la luce. Bravo, questi non ci vedono da lontano. Dicono, ehi, stanno lì. Un attimo, c'è una pattuglia là davanti. Bene. Potremmo andare. Posto, dai, su. Tanto se ne sono andati. Vabbè, dai, il pericolo c'è sempre, però. Attenta ai piedi. Questa pioggia non va bene. Porca puttana. Sono fuori, finalmente. Da là non abbiamo possibilità di passare, passiamo qua. Vabbè, meglio spegnerla. Non sia mai che... Non fate cazzate. Forza. Giratevi, in ginocchio. Scansionali, chiamo la base. Bene. Le mani sulla testa. Qui è Ramirez, settore 12. Richiedo prelievo per 3 vagabondi. Ricevuto. Chiudi un occhio, possiamo pagarti bene. Sta zitta. Sono stanco di questa merda. Mm-hmm. Tempo di arrivo? Un paio di minuti. Oh, cazzo! Pensavo li avremmo solo legati o roba così. Oh, merda. Guarda. Gesù Cristo. Dici che Marlene ci ha fregati? Perché cazzo stiamo scortando una ragazzina infetta? Non sono infetta. No? Quindi questo mente. Posso spiegare? Vedi di farlo in fretta. Guardate qui. Non mi frega un cazzo di come ti sei infettata. È di 3 settimane fa. No, si trasformano tutti in 2 giorni. Basta cazzate. A 3 settimane, lo giuro.
Perché avrebbe dovuto fregarvi? Non ci casco. Tess, via. Via! Vai! Vai, sbrigati! Stai lontana dalla luce. Sì, dovremmo anche rimanere abbassati. Scavalca. Ellie, dobbiamo fare un'altra corsa. Sei pronta? Sì. Vai, 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 vai. Azione sono ovunque. Purtroppo sì. Soldati. Essere passati, controllati i canali. Rimanete indietro. Di là. Rimanete giù. Forza ragazza, segui giù. Ma porca la miseria, mi ha fatto pure spaventare. No, vabbè, raga, stavo andando tutto liscio, li morti suoi. Grazie mille. Oh. Sali. Sta zitto! Zappo! No! Madonna, me lo sentivo! Affanculo, papà! Sprecato un colpo in più! Non era necessario! Togliti! Togliti! Oh, e non te se rimane... Rimane davanti! Qui c'è un passaggio. Aspetta un attimo. Fantastico. Non mi hanno fatto molto male, però... Caspita che ce lo potevamo risparmiare. Tutte quelle ferite. La voglia. Sti soldati. Ci conviene andare avanti. Com'è? Sono troppi, Tess. Oh, ci stanno addosso. Provati. Ok. Mannaggia! No, corri! Via, via! Non c'è bisogno di sprecare colpi contro questi babbioni. O di qui! Oh, magnifico, vero? Sì, sembra giusto. Oh, c'è una pala. Che è Minecraft. Almeno non piove più. Almeno ci siamo fatti scoprire ben due volte. Stiamo rischiando pure di morire. Dovremmo passare di qui. Accidenti. Sì. Merda, altri soldati. Che rottura. Non
Non credo che ci vedano. Se si andassi avanti. Rimanete in ombra. Sta facendo Joel. Ok, c'è un punto dove possiamo prendere delle cose. Ah. Mi serviva. Ce l'abbiamo fatta. No, ci sono ancora. Approfittane per riprendere fiato. Wait. Joel, vedi se c'è niente di utile. Sì, sto controllando. Togliti. L'ispezione è finita. Tess, saliamo attraverso il condotto. Siamo di qui. Stai molto vicino. Io me ne vado di lato, magari non ci vedo. Qual era il piano? Se anche riuscissimo a consegnarti alle luci, che accadrebbe? Marlene ha detto che hanno la loro zona di quarantena. I loro dottori stanno studiando una cura. Sì, mai sentita, Tess? È che... quello che mi è successo è la chiave per trovare un vaccino. Oh, Cristo. È quello che ha detto. Ma certo, non ho alcun dubbio. Ehi, vaffanculo, non l'ho chiesto io. Neanch'io. Tess, che cazzo ci facciamo qui? E se fosse vero? Non ci credo. Se fosse così, Joel, siamo arrivati fin qui, andiamo fino in fondo. Devo ricordarti che cosa c'è là fuori? Ho capito. Da questa parte, passando dal centro, arriveremo al palazzo del governo per l'alba. Sì, beh, uno spasso. Come dire, una passeggiata. È tutto così nuvoloso. È tutto così che non sale. Sto guardando un po' in giro perché potrebbero esserci delle cose interessanti. Sì. Sembrava abbastanza lontano. Abbastanza. Per ora. Dai. Facciamo Assassin's Creed. Oh, che spingi, oh. Ellie, attenzione. Palazzo del governo. Tess, Ellie, mi spinge. Madonna. Faccio gli abbaglianti. Era. Ora è desolazione. Wow. Vabbè, questa sicuramente lo sapevate tutti. E io prendo il mio mattone. Piastrina delle luci. Joseph Lenz. O la Lenza. Ehi, Tess. Arrivo. Ehi, Tess. C'è una stanza... o niente. È stato fatto a pezzi. Sì. È morto da poco. Sì, potrebbe. Andiamo via. Ci conviene. E qui intanto abbiamo tante cose belle. Wow. Registro operazioni. Soldati sono morti aspettando le forze. Beh, non gli è servito abbastanza. Oh oh. Cioè, ma figuratevi se io mi andavo a perdere delle cose del genere. Ma siamo pazzi. Boom! Oh, siamo al quinto piano. Possibile? Beh, sì, è possibile. Cazzo, cosa è successo? È così dopo anni di infezione. Quindi sono... ciechi. Più o meno.
Vedono tramite i suoni. Come i pipistrelli, non appena senti dei suoni, devi nasconderti. Beh, che schifo. Merda. Che l'edificio stia per cadere a pezzi. Ma guarda quante belle cose. Occhio alla testa. Cioè, ma se possiamo. Che capace che in realtà non possiamo. Tutto troppo forte. Dammi una mano con questa. Eccolo qui, il nostro primo clicker che incontriamo. Sono belli, vero? Davvero niente male questi clicker. Cerchiamo provviste. Cazzo! Oh, è stata tosta! E io cosa dovrei dire? Puoi dirlo. Tieni, rimettiti in sesto. Oh, beh. Ellie, sta attenta, non fare confusione. E già c'è confusione. Questa porta... Ah, si comincia a fare questo genere di cose. Infatti io vorrei cercare il più possibile di non sprecare così i coltelli, perché appunto sono utilissimi per aprire queste porte bonus, queste stanze bonus, dove ti danno tante cose belle. Certo, alcune cose non le posso prendere, perché tipo in questo momento sono al massimo e quindi queste cose non le posso prendere. Però... anche se io direi un medico ce lo facciamo. Si scende da qui. No. Lassù, ah, ok, dammi un salto. Bella appeso quello lì, eh? Se la passava bene. Ok. Via libera. Dai, Ellie. Dai, è il tuo turno. Inoltre, col fatto che il palazzo è sbilanciato e obliquo, mi fa pensare come se sto io... storto. Ci sono dei momenti che la penso così, invece no. Andiamo. Io sto giusto. È il palazzo che... Ok. Clicker. Merda. Via, via, via. Grandi sti clicker. Oh oh. Sì, sarebbe meglio lanciarla per di là. Uscirebbe sopra un portatore. Dai, andiamocene. Via. Fatto. Ellie, stai bene? Non gridare, c'è... A parte fai il rimbombo qui. Sto bene. Ma perché ci sente? Ale, che rumore qui. Poi dici qua lì. Questo è proprio dove facciamo l'orchestra con sto armadio. Con sto coso. Siamo ritornati al quinto piano. Che bello. Uno spettacolo. Non guardare in basso. Dai, Ellie. Che più presto andiamo e prima ce lo togliamo davanti. Anche per me è una scocciatura. Guarda quanto è alto. E vai! Ma attenzione, Tess, che mo cadi. Non voglio che cadete. Anche perché se cadete voi, poi cado anch'io. Cioè, mi trovo sulla stessa piattaforma vostra. Io me ne vado ancora con lo stesso bastone, poi, eh. Questo deve essere il quarto piano? Sì. Oh oh, rivoltella.
Beh, a te non servirà più quando è morto. Ai ai ai, qui ci sono runner. Questa è complicata, cari ragazzi. Adesso viene il bello. Vediamo, uno sta lì. Oh, porca la miseria. Vai. Mamma mia. Attenzione a mille, cari ragazzi. Dimmi che non viene nessuno da qua. Ok. Fatto. Ora dovrebbe mancare un runner e un clicker. Non girarti adesso. Perfetto. Ora solo col clicker dovremmo stare a posto. Ah, quel paese. Raga, ce l'ho fatta, non ci posso credere. Sono stupita, Joe. Anch'io sono stupito di me stesso. Non avrei mai creduto che ce l'avrei fatta, raga. Poi due colpi ben assestati. Non è poco. Vabbè, saliamo, Tess. Certo, un colpo, ma... Oh, dove sta? Oh, raga. Non avrei mai creduto che ce l'avrei fatta, veramente. Ok, Tess, vai. La prima volta che ci sono riuscito, eh. Ok. Fantastico! Tutte queste belle qua. Ehi! Vabbè, è inutile. Si scende. Certo. Ok, andiamo. L'unica cosa che possiamo fare è questa. Scendere. Scendere? Scendere. C'è una porta lì! Come ci arriviamo? Qualcuno si deve sacrificare. Uno la apre e poi gli altri... Purtroppo, quello che la aprirà... potrebbe morire. Ma è un rischio del mestiere. Quando saremo tornati, potremo prendercelo più con comodo. Beh, ovvio. Prendertela con comodo. Sei tu quello che fa le cose con calma. Oh... Tu non mi hai mai dato. Beh, questa volta lo farò. Ci credo finché. Infatti. Era da qui. Delle cose. Non è inutile, raga. Bisogna stare molto attenti perché... Ci sono tante belle risorse che possono servire. Vabbè, mi sono fatto un terzo coltello, il terzo e ultimo coltello. Ma solo perché avevo la possibilità lì che c'erano altre risorse. Solo per quello. Altre pillole! Guarda la manica, è una luce. Esatto. I ragazzi stanno andando male sia qui. Vediamo che ci sia qualcuno. Molotov. È bella Molotov. Fai un bel... Non so se qui c'è qua. No! No, devo vedere là sopra!